Questa dinamica di competizione, di performance, il termine che usava Flora, rivolta poi a qualcos'altro che non sia la formazione, si è declinato nel tempo. Mi sentite? Sì, buonasera a tutti. Allora, io sono un insegnante di matematica e fisica. Ho letto con attenzione la ricerca di cui ha parlato Flora prima, perché insomma sono andata a guardare un po' il lavoro fatto dai ragazzi del Manzoni, l'avevo un po' seguito in rete e poi l'ho approfondito qualche giorno fa quando sono arrivati i risultati della loro analisi interna, diciamo, e mi ha molto colpito, perché il disagio che vivono gli studenti è speculare per noi insegnanti. Il disagio che loro raccontano e il loro senso di frustrazione, di rincorsa costante, è proprio quello che viviamo anche noi insegnanti, in una scuola che ormai parla un'altra lingua, potremmo dire, una lingua che è stata manipolata nel tempo da interessi che sono estranei, esterni alla scuola, e sono quelli di cui parlava Massimo prima, proprio per cercare di capire meglio e di provare a spiegarvi meglio, per chi non è all'interno dell'istituzione scolastica, formativa in generale, tutto può sembrare come sempre nella scuola: i suoi ritmi, le ore, le discipline, le valutazioni, i quadrimestri. Ma per farvi capire, avevo preso uno stralcio, volevo leggere anche a Flora, perché non so se magari l'ha mai visto, di un documento istituzionale che tutte le scuole devono compilare, di anno in anno aggiornare e triennalmente andare a spuntare, rispondendo a delle domande guidate con degli indicatori che ci vengono dati dall'esterno, da istituti esterni. Questo istituto tipicamente è l'INVALSI, è l'Istituto di Valutazione Nazionale. Allora, il liceo di Flora, in riferimento a quelle che sono le sue priorità, le priorità del liceo Manzoni, dichiara pubblicamente che la priorità numero uno sarà migliorare i risultati nelle prove INVALSI di italiano, aumentando i punteggi allineandoli al dato regionale, riducendo i livelli di fragilità, cioè i livelli più bassi misurati in questi test standardizzati, che sono quelli 1 e 2, i voti più bassi possibile, e per far questo quello che farà proporrà prove comuni nel secondo e nel quarto anno di italiano, di latino e di greco. Cosa sono queste prove comuni? Sono prove a tappeto, batterie a tappeto, che tutti gli studenti all'interno della stessa scuola devono svolgere per poi poter cominciare a confrontare tra loro i risultati e capire dove intervenire, dove andar meglio e dove andar peggio, stigmatizzare gli insegnanti, chiaramente. Seconda priorità del liceo di Flora: migliorare il rendimento del primo anno negli studi universitari di area scientifica, aumentando la percentuale di crediti dal 59,4% al 68,8%. La motivazione per cui il liceo Manzoni si è dato queste priorità è che, in base all'analisi dei dati di riferimento, appare fondamentale ridurre la fragilità emersa dalla restituzione dei dati INVALSI, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi voi capite che la scuola di oggi parla un linguaggio completamente diverso da quella che abbiamo vissuto noi, che è il linguaggio dei numeri, è una mentalità chiusa, statistica, calcolante, continuamente in confronto l'una sai cosa mi fa venire in mente, Rossella? Mi fa venire in mente l'attimo fuggente nella scena iniziale, quando si provava a misurare la poesia, esatto, con un grafico. Esatto, e diciamo, ogni scuola, quindi quando gli studenti si chiedono: ma com'è possibile che noi dobbiamo fare tutte queste verifiche, che noi siamo sottoposti a questa... il motivo è tutto qui, in questa egemonia culturale, possiamo dire, in questa nuova mentalità che gli insegnanti piano piano hanno incorporato, e quindi tutto deve essere quantificato, l'efficacia deve essere resa evidente sotto forma di numero, e la verifica è il numero, è che sia un livello, un numero, diciamo, poco importa, l'importante è sottoporre a continue prove, raccogliere evidenze e dimostrare la propria efficacia, che deve essere una dimostrazione quantitativa. E quindi, diciamo, è un disagio che accomuna insegnanti e studenti, nonostante la propaganda, la retorica, perché quello che ha raccontato Flora, attenzione al singolo, alla diversità, all'irriducibilità del singolo studente, attenzione che è quello che dice Valditara parla di personalizzazione, Valditara parla di questo tutor come di un docente che dovrebbe
curare il singolo bisogno del singolo, della specificità del singolo studente. Quindi è davvero difficile uscire da questa mentalità che ha conquistato la lingua che parlavamo noi prima, che è la lingua dell'uguaglianza e della giustizia sociale, della diversità, della valorizzazione della differenza. È stata completamente conquistata e manipolata da quella che è la propaganda corrente. La propaganda corrente ci mette su fronti distinti, da una parte gli studenti, da una parte gli insegnanti. In realtà siamo esattamente sottoposti allo stesso meccanismo di personalizzazione. Ma da questo dipendono, ad esempio, anche dalla performance della singola scuola, dipendono, ad esempio, i finanziamenti che arrivano? Allora, finora i finanziamenti non sono stati associati ai test, ma c'è stato un grande colpo di coda nel PNRR, che è stato quello di, nella cosiddetta missione riduzione dei divari, vedete come, diciamo, il carattere progressista di queste finalità, si sono associati alle scuole dei finanziamenti in funzione di quanti fragili invalsi possedevano, quindi più livelli 1 e 2, quelli che tutte le scuole vogliono ridurre, si accumulavano, più finanziamenti per progetti mirati però potevano essere svolti. Quindi, diciamo, tutto si tiene all'interno di quest'ottica in cui domina la razionalità numerica. Ecco. E questo elemento lo riprendiamo, perché poi nel passaggio all'università c'è un dato interessante rispetto a chi all'università ci arriva e chi all'università arriva in fondo. Una ricerca dell'INAP di, credo, pochi giorni fa. I figli di un laureato hanno il 61% di possibilità di arrivare alla laurea, i figli di un diplomato del 30%, i figli di un non diplomato né laureato del 18%. Ora, o partiamo dal presupposto che i figli di un non laureato sono tutti dei grandissimi fannulloni che amano stare sul divano, oppure evidentemente questo ci inizia a portare già su un altro piano, ovvero che forse quando parliamo di merito stiamo parlando di qualcosa d'altro, perché è del tutto evidente che il gioco è truccato in partenza. Se non partiamo, noi possiamo anche fare una gara di corsa, ma se qualcuno parte 100 metri più avanti dell'altro, beh, è un po' più probabile che arriverà prima. Questo lo sa benissimo chi nell'università lavora, chi nell'università studia, chi nell'università fa ricerca. Rosa Fioravanti, la segretaria dell'ADI, dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia. Queste situazioni poi arrivano anche spesso a casi estremi, se ancora le si può definire tali, perché la loro diffusione sta iniziando ad avere segnali preoccupanti. Quella notizia che ogni tanto finisce sul giornale: studente, studentessa, aveva finto di aver fatto tutti gli esami, arriva il giorno della laurea e in realtà nessuno l'ha mai visto, in alcuni casi anche con conseguenze piuttosto drammatiche. Alla base però che cosa c'è prima di arrivare qui, Rosa? Sì, grazie a tutte e tutti. Alla base del concetto di merito c'è innanzitutto un grande inganno, ed è un inganno che credo sull'università si esplichi in una maniera veramente, come dire, chiarissima. L'Italia, lo sappiamo tutti, è uno dei paesi in Europa che investe meno in istruzione superiore, è uno dei paesi con meno laureati d'Europa ed è uno dei paesi nei quali, peraltro, il divario di genere è molto significativo. Se noi andiamo a vedere qual è l'equilibrio tra studenti e studentesse, troviamo una parità. Quando si passa al dottorato iniziano ad esserci un po' più donne ma meno uomini, quando si va si sale nella carriera di ricerca inizia invece il disequilibrio, diventa chiarissimo, fino ad arrivare ai luoghi apicali della governance universitaria, nella quale le donne sono ancora in larga parte minoritarie. Perché parto da qui? Parto da qui perché quegli studenti che presentano le fragilità che abbiamo sentito prima si trovano spesso davanti ad insegnare, a correggere i loro esami, insomma, ad averli come relatori delle tesi, dei lavoratori della ricerca e dell'università, appunto la nostra categoria, che con loro condividono gran parte delle difficoltà. Il dottorato è allo stesso tempo il più alto titolo di studio che si può conseguire e il primo step dell'avvio di formazione verso la ricerca.
E già qui c'è un grande paradosso, perché noi vediamo una scuola che viene utilizzata per l'avviamento al lavoro e invece un lavoro di ricerca che non viene riconosciuto come tale, perché l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa nei quali il dottorato viene ancora riconosciuto come studente e non come formazione lavoro come è dovunque. Il merito è un grande paradosso perché il dottorato, appunto, più alto titolo di studio, si penserebbe grande merito averlo conseguito. Dopo il dottorato, nella carriera dell'università e della ricerca, ci aspetta l'assegno di ricerca. L'Italia, condannata dall'Europa, che viene insomma spesso citata, è stata condannata dall'Europa perché ancora non ha implementato dei contratti per i ricercatori. Apro e chiudo parentesi, questo dà origine anche a una serie di situazioni piuttosto buffe, ad esempio degli assegnisti. Noi siamo dottorandi assegnisti nelle tende con gli studenti, perché non possiamo permetterci degli affitti, insomma, per come sono configurati nelle grandi città. Bene, un collega a un certo punto vince l'assegno in un grande ateneo del nord, non potendo andare ad abitare in città, va in ostello le due notti che deve andare poi in università a espletare le sue funzioni di ricercatore e di docente, si ritrova una sera in ostello lo studente con cui avrebbe avuto ricevimento il giorno dopo per correggergli la tesi, e ci dice: con che autorità io mi presento domani dopo esserci visti col pigiama coi pinguini? Quindi questo è, diciamo, il paradigma nel quale ci muoviamo. ADI ogni anno redige un'indagine intorno alle condizioni materiali e sostanziali della vita dei ricercatori, perché si parla sempre di ricerca, di eccellenza, di innovazione, non si parla mai delle condizioni di coloro che questa ricerca dovrebbero farla. Emerge con grande chiarezza che il 50% di noi non riesce a risparmiare niente, che, di nuovo divario di genere, il 48% degli uomini in accademia presenta più volte a settimana degli episodi di ansia, depressione, non parliamo della sindrome dell'impostore, che è ovviamente trasversale a tutti noi, e il 54% circa delle donne. Perché? Perché anche lì c'è un divario, chiaramente, non solo di genere. Ovviamente quelle messe peggio sono le donne che lavorano nei settori umanistici, che sono quelli, come sappiamo, più sottofinanziati. Ora, perché vi racconto questa cosa? Vi racconto questa cosa perché un grande ateneo del nord, quindi di nuovo gli atenei di serie A, perché poi l'odiosa configurazione del finanziamento dell'università fa sì che piova sempre sul bagnato, quindi se sei un'università che va bene, che nei ranking sale, continui ad avere più risorse, se sei un'università del meridione, perché di questo stiamo parlando, ne hai sempre meno. Un grande ateneo del nord, in un bando, in una comunicazione inerente al dottorato l'anno scorso, scrive chiaramente nero su bianco quello che sappiamo tutti, cioè: per arrivare alla fine dei 3 anni del dottorato servono risorse proprie. Ed è così, ed è chiaramente così, emerge da tutti i dati. Allora, quello che noi diciamo è molto semplice: non chiamatelo merito, chiamatela selezione sulla base della famiglia di provenienza ed eventualmente del partner che sostiene questa traversata. Vado a chiudere su un altro elemento. Guardate, si parla di eccellenza spesso in università, anche questo è un concetto molto legato al merito. L'eccellenza è quella cosa in virtù della quale non solo sappiamo se i giovani su 10 lasciano il meridione per andare al nord, ma in virtù della quale sostanzialmente quasi il 20% di un numero sottostimato dei ricercatori lascia l'Italia per andare a lavorare all'estero. E quando noi leggiamo su Nature, sui grandi giornali, che più di 3.000 dei professori ordinari delle più prestigiose Ivy League degli atenei statunitensi sono italiani e hanno conseguito il dottorato in Italia, ci sentiamo molto orgogliosi, ma francamente ci dispiacciamo anche un po'. E allora, veramente chiudo, perché è così tremendo sentir parlare di merito in quest'ambito. Perché poi sui giornali arriviamo solo quando ci sono i suicidi, l'università arriva solo quando ci sono i suicidi degli studenti, arriva solo quando ci sono le grandi menti che sono diventate cervelli in fuga. E allora, se questa è la situazione nella quale ci muoviamo, noi diciamo molto banalmente: non chiamiamoli cervelli in fuga, chiamiamolo strutturale sottofinanziamento del sistema universitario italiano. E badate che questo sistema di conservazione che stiamo tracciando in questo racconto corale collettivo si traduce in una formula giornalistica, che è quella del cosiddetto ascensore sociale bloccato, cioè
chi è in una situazione di difficoltà tendenzialmente ci fa restare anche sui figli, perché, come abbiamo visto, il gioco inizia a essere un po' truccato alla base. Ma questo è anche un'altra spiegazione per cui questo sistema non viene modificato. Se pensate che in Italia il 75% dei contribuenti dichiara redditi sotto i 29.000 euro. Andate a vedere la proporzione di quanti parlamentari ci sono che dichiarano, ovviamente prima dell'attività parlamentare, redditi al di sotto di 29.000 euro. Credo che non arriviamo alle dita di una persona. Per cui è evidente che nei ruoli decisionali ci arriva soltanto chi ha una condizione che gli permette di arrivare fin lì. Questo a catena determina poi tutta quella serie di scelte che stiamo vedendo a partire dall'università, dalla scuola, ma anche nel mondo del lavoro. Francesca Coin, appena Francesca Coin è sociologa alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, su questi temi ci lavora veramente da tanti anni e ci ha appena scritto un libro, Le grandi dimissioni, ne parleremo peraltro alle 17.30 alla Pedana degli Orti, in quella che credo sarà la continuazione ideale del dibattito che stiamo facendo ora, per cui vi invito fin da ora poi a seguirci, a spostarci di là e a continuarlo, perché dalla sua inchiesta all'interno del mondo del lavoro, in cui di nuovo tante persone, non trovando sponde collettive, arrivano ad una risposta forse individuale estrema, che è quella di dover lasciare un posto di lavoro perché non ce la fanno più a reggere, perché si sta male, poi sostanzialmente, perché questo è il punto della situazione, che si sta male. E non lo so se sbagliando o meno, ma io tutto sommato ci trovo un altro risvolto di alcuni elementi che sono venuti fuori dalle parole che abbiamo sentito fino adesso. Francesca, ce lo trovi anche tu? Certo, grazie Massimo, grazie a tutte e a tutti per essere qui. Io sono molto felice di essere parte di questo panel che dà parola appunto a punti di vista diversi che però vivono l'istruzione. Devo dire che sinceramente io ho cominciato a lavorare sul mercato del lavoro partendo proprio dall'istruzione, perché per quanto venga spesso detto, ho pensato ancora che per esempio l'università è una torre d'avorio, per chi ci lavora dentro o per chi scappa da paese a paese un po' come me o da ateneo a ateneo per cercare delle situazioni meno asfittiche, in realtà l'università, ma di converso la scuola, è stata da tanti anni ormai un laboratorio di varie cose. Primo, di lavoro gratuito e quindi di strumenti coercitivi o meno di fidelizzazione degli studenti, degli assegnisti, dei giovani ricercatori e ricercatrici per farle lavorare gratuitamente con l'aspettativa di un futuro di riconoscimento. Questo è uno. La seconda cosa di cui è stata laboratorio, anzi ce ne sono tre, è di una forma di controllo spesso digitale, che è quello di cui abbiamo sentito parlare anche da Rossella per quanto riguarda la scuola, questi meccanismi di valutazione che misurano proprio la produttività individuale. Bruno Trentin, sindacalista, diceva che questi meccanismi di valutazione del merito, ma che vuol dire proprio della produttività, efficienza individuale, servivano a scardinare i contratti collettivi nazionali, perché nel momento stesso in cui io non valuto più tutti i lavoratori allo stesso modo, non li contrattualizzo neanche più allo stesso modo, ma ciascuno lo valuto a seconda degli indici di produttività e fornisco dei premi a seconda della loro produttività, è evidente che scardino tutto ciò o comincio a scardinare tutto ciò che erano state le conquiste del lavoro nell'ultimo secolo alla fine. Questa è la seconda cosa di cui era laboratorio. La terza cosa di cui è stato laboratorio l'università negli ultimi 50 anni alla fine è proprio di pulizia politica, perché questo noi non lo diciamo mai, però è brutalmente così, nel senso che per avere un posto all'università, per avere un posto di dottorato all'università, sempre di più bisogna lavorare su cose che alla fine il mercato premia, e il mercato premia ciò che il mercato vuole premiare, non sempre, per carità, però è vero che ci sono interi ambiti nell'università italiana in modo particolare che si sono mano a mano svuotati. E quindi quando sentiamo parlare di malessere dentro la scuola, dentro l'università, a me colpisce, perché spesso nei giornali c'è questa idea
piuttosto paternalistica in base alla quale no, ma bisogna insegnare ai nostri ragazzi a temprare il proprio carattere, a accettare i fallimenti, ma non è così, perché comunque 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa non c'era un monitoraggio continuo, semplicemente non c'era. Io ricordo quando studiavo negli Stati Uniti che si parlava di prima generazione di test standardizzati, vuol dire studenti che andavano a scuola o all'università, soprattutto a scuola, in questo caso avevano semplicemente test standardizzati. C'è un modo migliore per svuotare il senso del sapere che alla fine dover mettere le crocette su ciò che, su una data, su un nome vero o sbagliato? E in questo modo hanno svuotato proprio il piacere di comprendere, il piacere anche di competere, ma non con altre persone o altre regioni o altre città o altri paesi, ma con se stessi, di dire posso migliorare questa cosa. Alla fine con chi dobbiamo competere nel mondo? Dobbiamo migliorarci. In teoria l'istruzione serve a questa cosa qua. Invece è diventata una grande gara, una grande gerarchia, e anche questo ha un senso, perché se vivevamo fino agli anni 70 in una società, in una società fordista di massa, poi appunto il punto è stato che bisognava gerarchizzare chi studia, perché il mercato non era più così, il mercato era duale, Mac job, quindi McDonald's, e Mac job come Apple Computer. A me sembra che il passaggio epocale a cui stiamo, uno dei nodi a cui stiamo arrivando, da quello che avete raccontato finora, inizia a proporsi. E attenzione davvero quando leggiamo ma anche noi abbiamo fatto i sacrifici, anche noi, perché adesso il mondo che vi sta raccontando qua è un mondo che è completamente diverso da quello di prima. Se prima dalla retorica del sacrificio eccetera poteva nascere un miglioramento su scala sociale, qui vi stiamo descrivendo un mondo in cui la retorica del sacrificio sta diventando non più elemento di emancipazione, ma sta diventando elemento per tenere lì, per tenere esattamente nella condizione di prima, di mantenimento del privilegio. È questo lo scatto che credo bisogna fare, che ci riporta poi alla dinamica del lavoro, Francesca. Dicevo che uno dei termini fondamentali, lo citava prima Rosa, è proprio eccellenza, merito, eccellenza. Tutti questi termini sostanzialmente hanno alzato la barra con la quale tutti dobbiamo parametrarci. Il problema è che più si alza la barra, più si parla di merito, eccellenza, più saranno le persone che saranno costrette a rimanere al di sotto, perché alla fine è un grande meccanismo appunto di divisione, di separazione, ma anche di filtro. Questo lo dicevano già gli studiosi dell'istruzione degli anni 70. L'istruzione deve essere un filtro sociale, è l'opposto delle ragioni per la quale è stata creata. È stata creata per ridurre le diseguaglianze di sapere e con esse le diseguaglianze di classe. Viene implementata per creare diseguaglianze e per mantenere un contesto sociale e politico come quello italiano sempre più impoverito e sempre più docile rispetto appunto a una società sempre più gerarchica. E ho ancora un minuto con te. Prendo un attimo il telefono per segnarmi un appunto, perché una settimana fa è uscito un comunicato sindacale firmato dalle segreterie dei trasporti di CGIL e CISL e UIL della Lombardia, che criticava le modalità di mobilitazione di un sindacato di base in una vertenza sulla logistica. Questa non è una cosa concordata, quindi andiamo. Il comunicato ad un certo punto, in un passaggio, utilizza questa formula, criticando l'attività del sindacato di base, che a loro dire metteva in moto dei picchetti, delle manifestazioni molto forti per rivendicazioni troppo elevate nei confronti dell'azienda, e già questo farebbe riflettere il sindacato che critica un altro sindacato perché ha delle rivendicazioni troppo forti. Ma a un certo punto, in un passaggio, si usa questa formula: tutta roba pesante per chi non ha voglia di lavorare. Un sindacato che va a mutuare un linguaggio che è il linguaggio proprio culturalmente di chi in questi anni sta spingendo proprio su quell'aspetto lì, il linguaggio dei fannulloni. E allora forse ci si rende conto che
abbiamo deflagrato, che questa cultura ha deflagrato in ogni ambito, Francesca. Sì, magari di questo poi parleremo appunto anche nel dibattito successivo. Dovremmo anche dirci che questi, diciamo, opinionisti non è che abbiano tanta fantasia, perché poi alla fine sono due secoli, tre secoli che dicono più o meno le stesse cose, cioè dicono che la disoccupazione è volontaria, perché le persone non hanno voglia di lavorare. In realtà, se guardiamo l'Italia, è un paese estremamente diseguale, con intere aree di desertificazione produttiva, e poi si dice appunto si premiano gli atenei che raggiungono certi obiettivi e si misurano le università che vanno bene e pertanto devono essere finanziate sulla base del numero di laureati che trovano lavoro, ma non dipende dall'università e dai docenti se le persone trovano lavoro, dipende da quanto è desertificata la struttura produttiva in quelle aree, e queste sono politiche macroeconomiche, non certo individuali. Grazie Francesca. A Virginia Magnaghi, che viene dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, cioè una delle eccellenze dell'Accademia Italiana, ho chiesto il compito un po' più difficile di oggi, che era quello di tirare le conclusioni di quello che abbiamo sentito. Ora, a proposito di competizione, quest'anno magari vi sarà capitato di sentire, perché è diventato molto virale sui social, il discorso della studentessa di Ferrara contro la retorica del merito della competizione, ma appunto a mo' di competizione... Uno degli eventi che è stato dirompente da questo punto di vista è stato proprio il discorso che Virginia un paio d'anni fa tenne alla consegna dei diplomi della Scuola Normale Superiore di Pisa insieme ad altre due colleghe e studentesse, e fu un discorso dirompente perché smontava esattamente questa retorica da cima a fondo, come abbiamo sentito, puntando su una serie di temi. Non c'è un elemento generazionale, non c'è un elemento... c'è un elemento sostanzialmente che è di una parola ormai vetusta, che noi continuiamo testardamente ad usare, che si riconduce al principio di classe. E cosa ritrovi in quello che hai sentito guardandoli in quest'ottica, Virginia? Grazie Massimo, grazie a tutte e a tutti voi per essere qui, e anche per questo spazio e questo tempo che ci stiamo prendendo insieme. Effettivamente quello della generazione in questo caso mi sembra proprio un grande equivoco, cioè spesso la lente generazionale è utile per analizzare fenomeni, ma in questo caso credo che faccia più danni che altro, almeno a me sembra questo, cioè credo che faccia nient'altro che alimentare esattamente quell'equivoco di cui stavamo parlando, cioè che essere contro il merito significa essere contro chi si impegna, contro l'impegno, no. Essere contro il merito oggi vuol dire semplicemente essere contro le disuguaglianze e l'inasprimento delle disuguaglianze. Non significa affatto non credere nel lavoro, nell'impegno e insomma nel lavorare quotidianamente, perché tutti quanti e tutte quante lo facciamo. Mi sembra invece che non faccia che alimentare quella retorica, insomma, per cui chi ha un po' più di esperienza e un po' di anni alle spalle può accusare chi ne ha un po' meno di essere una generazione di sdraiati, e questo però è un errore anche banalmente di prospettiva, perché in parte è ovviamente un implicito paternalismo e vorremmo liberarcene, e dall'altro è anche un modo di infantilizzare, no? Di infantilizzare il discorso che viene in questo caso dal basso, cioè dalle generazioni più giovani. Sentendoci parlare oggi, a me colpisce molto come in tutti gli ambiti che abbiamo toccato parlare di merito e difendere la retorica del merito in realtà significhi difendere una visione della vita individualista, ma non solo della vita, del tempo di vita. Il libro di Francesca che presenterete tra un po' ha un sottotitolo, una parte di sottotitolo bellissimo, Il tempo di riprenderci la vita. A me sembra che di tutto quello di cui abbiamo detto finora il tempo sia qualcosa che ci stiamo dimenticando, ma che tiene un po' tutto insieme. Flora ha detto: ho dovuto lasciare tutto, non ho avuto il tempo per lo sport, chi deve lavorare con dei turni magari massacranti o con un lavoro non pagato dignitosamente quando non gratuito, che tempo ha per la propria vita, che tempo rimane fuori dal trasporto, dalle ore di lavoro, dalle ore di cura, dal lavoro di cura a casa, che tempo rimane per chi deve fare ricerca in un mondo di lavoro povero in cui la ricerca è talmente competitiva per cui sembra che ogni minuto del nostro tempo dovremmo dedicarlo a quella ricerca, altrimenti non saremo abbastanza eccellenti.
E cosa rimane del tempo che è tempo di vita, che è tempo che condividiamo, tempo per le relazioni, per le amicizie, per la cura delle persone, per tempo libero, tempo anche per stare sdraiati se si vuole. Questo non significa difendere il non fare niente, significa difendere un tempo di vita migliore. E mi sembra che questo sia un po' un filo rosso che accomuna tutti, al di là delle differenze. Ma posso dirti di più? Dal dibattito di ieri sera sul punto facciamo come in Francia, sulla ricerca di una conflittualità, non so se la cosa vi e ti stupirà o meno, ma uno degli elementi davanti alla domanda, ma allora che cos'è che può essere politicamente unificante per tenere insieme tanti piccoli pezzetti? E la conclusione a cui si è arrivati, pur appunto da punti di vista e di partenza anche molto diversi, era esattamente questa, la ripresa del tempo. Trovare un modo a ricreare un ambiente di lavoro scolastico eccetera che ci permetta poi questo, la ripresa del tempo, che non è un concetto astratto. No, se si pensa che il mondo della formazione dalla scuola all'università di fatto è stato assoggettato a dinamiche, chiamiamole aziendaliste, per cui il tempo è un tempo per produrre. Pensiamo a che cos'è l'idea di fare il liceo in 4 anni, a che cos'è stata l'idea di dividere la laurea unica in un ciclo di 3+2 per dividere il percorso e parcellizzarlo e creare delle tappe a cui qualcuno può arrivare prima, perché qualcuno più bravo potrà arrivare in fondo prima. Ma banalmente anche la sola idea della primina, per cui si prende un anno di gioco di una persona e la si può mandare a scuola un anno prima perché è una bambina o un bambino sveglio, significa rubare tempo per che cosa? Questa è una domanda, è anche una domanda che sta sotto ma che tempo abbiamo oggi per ritrovarci, per parlare tra di noi e anche per fare politica? Sempre per tornare alle generazioni, spesso chi ha più esperienze, più anni di vita, diciamo, i giovani di oggi non hanno idee, non hanno voglia di lottare, a parte che quando ce le hanno e quando hanno voglia di lottare vengono criticate per i mezzi che usano. Però forse ci dobbiamo anche chiedere, ma hanno il tempo per trovarsi? Cioè, per fare politica ci vuole banalmente tempo, bisogna incontrarsi, parlarsi, provare ad esprimere le proprie opinioni, magari non riuscirci e poi imparare a dirsi, anche a cambiare opinione, però per fare tutto questo c'è bisogno di tempo, anche tempo libero dal lavoro. E non è un caso che forse abbia tempo di farlo chi ha un livello di reddito più alto e che di conseguenza tende a difendere il proprio interesse, il proprio privilegio. Sì, o anche chi ha la fortuna, per esempio, cioè tu stai parlando ovviamente di reddito e questo è vero, o anche chi ha la fortuna di essere supportato e di poter studiare, per esempio, con delle misure di diritto allo studio che garantiscano quel tempo, cioè quel discorso là nasceva perché noi abbiamo avuto tempo di parlarci tra di noi, perché noi abbiamo avuto la mensa e l'università gratis per 5 anni, perché abbiamo studiato insieme, abbiamo avuto dei luoghi comuni, degli spazi comuni in cui dirci quello che pensavamo e alla fine di 5 anni ci siamo detti forse questa università così eccellente a noi non piace tanto, ma in quei 5 anni avevamo avuto tempo perché qualcuno ha pagato le tasse universitarie a noi e qualcuno ci ha permesso di studiare senza dover lavorare e quello è stato il nostro piccolo privilegio che ci ha portato lì, però serviva del tempo, servivano dei mezzi, altrimenti... Mi fido di voi perché abbiamo visto oggi di retorica, credo che oggi qua su questo palco se ne sia sentita poca, ma e in quello che avete sentito, detto con grande sincerità, cioè ci ritrovate a pezzi della vostra storia, della vostra vita, della vostra esperienza? Perché visto, parto un attimo da Rossella perché ho visto che prima alzava la mano, dice sì. Alzavo la mano perché la questione del tempo che ha citato adesso Virginia così bene e del tempo da comprimere, da sincronizzare, mi era venuta allo sguardo leggendo l'ultima trovata del ministro del merito appunto, che ha annunciato mi pare proprio ieri, leggevo un articolo in treno venendo qui, è appunto quello del taglio di un anno di scuola per tutta la cosiddetta nuova filiera tecnica professionale, quindi tagliare un anno di scuola e costruire una vera e propria filiera, ormai non si ha neanche più l'imbarazzo di usare questa parola, no? Filiera, come se fosse una filiera produttiva. 4 anni, la proposta è questa, adesso entrerà con un decreto sempre del PNRR, 4 anni più 2 anni dell'istituto tecnico professionale.
e gli insegnanti che potranno essere richiamati direttamente dal mondo delle imprese. Quindi non solo si vuole allineare spazialmente ciascuno nel suo territorio, ciascuno nel suo comprensorio, si vuole anche sincronizzare, sottraendo tempo agli studenti. Un anno di scuola a chi poi? Alle platee che conosciamo, quelle più svantaggiate. Abbiamo già un'idea di questi soggetti a cui noi sottraiamo tempo libero di studio, di pensare, di provare a crescere e immaginarsi il proprio futuro. Platee di svantaggiati, di disagiati, culturali, sociali, retroterra migratorio, prevalentemente maschi, eccetera, eccetera, insomma. Flora, tu in cosa ti sei ritrovata e in cosa no, di quello che hai sentito? Allora, questa cosa del tempo io la sento tantissimo, nel senso che anche quello che diceva appunto prima Virginia, del fatto che i giovani che vogliono fare politica, quando trovano il tempo di fare politica, vengono criticati per come la fanno, oppure vengono criticati perché non la fanno proprio. Allora, appunto, io mi ritrovo tantissimo in questa cosa, nel senso che io, nonostante appunto la scuola non sia più una scuola che ti formi e che ti faccia formare appunto un pensiero, un punto di vista, io ho voluto crearmelo guardandomi intorno, informandomi e cominciando a fare politica, cominciando a esprimere le mie idee in qualche modo, appunto andando in collettivo, facendo politica anche a livello cittadino. E questa cosa a scuola, cioè, per assurdo viene svalutata, nel senso, ah, quindi ti impegni, fai cose fuori dalla scuola, stai togliendo tempo alla scuola, quindi ti meriti, non so, un voto in comportamento peggiore perché stai fuori dalla classe a fare picchetto. Questo, cioè, a me sembra assurdo, e questa cosa del tempo a scuola è centrale, questo è il nucleo, perché appunto la valutazione è data da quante ore di studio tu dedichi appunto a una certa materia e non a un sapere più globale di quello che ti sta intorno e di come vedi il mondo, ma è estremamente specifico e è dato solamente da uno studio frontale e da appunto una lezione frontale che ti forma in modo non completo, in questo senso. Questo aspetto lo posso confermare. Di recente ho fatto un'attività di formazione con un liceo del milanese finalizzata alla produzione di un podcast che magari qualcuno ha anche ascoltato sulle frequenze di Radio Popolare. All'ultimo incontro, che è quello poi della messa in onda del podcast, dovevamo portare i ragazzi in radio anche per fargli vedere il cuore. Alla fine ce l'abbiamo fatta, però abbiamo dovuto litigare con presto da insegnanti, perché abbiamo già perso troppo tempo, come se quel percorso di formazione fosse stata una perdita di tempo. Forse abbiamo evidentemente concezioni un po' diverse su quella che fosse la formazione. E chiudiamo, iniziamo un po' a chiudere anche con le domande difficili, perché Rosa, oltre all'attività sindacale, nel dottorato viene anche da attività politica, ma nella politica e nel sindacato adesso c'è il tempo e lo spazio e il tempo appunto per sviluppare queste cose? Io su questo la mia risposta è no, non ce le vedo, non so tu che c'hai più internità mia. La domanda è difficilissima. E devi rispondere in 2 minuti in una battuta. Tutto quello che ho detto prima, le statistiche, io lo vedo anche sulla nostra categoria, quindi rispondo, diciamo, per l'attività parasindacale, insistono su un grande ricatto. L'università è un luogo sempre più individualizzato, nel quale si compete gli uni contro gli altri, è un luogo gerarchico e gerarchizzato, quindi si guarda sempre in alto, non si guarda mai al proprio fianco. E noi abbiamo costituito Adima, vale veramente per qualunque collettivo, perché a un certo punto eravamo stufi di pensare che appunto ci si salvasse da soli e non insieme. L'università è un luogo nel quale l'80% dei dottorandi viene espulso dopo il dottorato, e tutti noi fino all'ultimo giorno, fino al giorno in cui non troveremo l'assegno, pensiamo di essere in quel 20%. Quindi questa è, diciamo, la questione di fondo. Dopodiché interloquisco su questo anche qui con una battuta. Mi sembra evidente che il filo rouge, un po' così anche implicito nel nostro discorso, è quello del valore della conoscenza.
Il valore della conoscenza al singolare è un valore economico. Noi chiediamo delle condizioni migliori per gli studenti e per il lavoro di ricerca, non perché vogliamo una fetta maggiore di una torta invariata, ma perché la ricerca, l'università e il sapere sono l'unico motore di crescita economica che fa allargare la torta e la fa allargare per tutti dentro e fuori dall'università, quindi c'è un tema economico chiarissimo. Chiudo con una battuta invece sulla questione morale, in grande sincerità, se mi consentite, è difficile, è veramente difficile dopo che hai accumulato titoli di studio a non finire, dopo che hai fatto tutto quello che ti hanno detto che avresti dovuto fare, hai fatto i sacrifici, ti sei ingegnato eccetera eccetera, è molto difficile ricevere delle lezioni morali da un governo che al suo interno ha dei membri, tra gli altri alcuni che dicono scusatemi non sono ignorante, non sono fascista, sono solo ignorante, quindi ecco, se mi consentite una battuta, il tempo del moralismo è anche finito in questo senso. No, il tempo del moralismo è finito, hai ragione, però per invertire questa tendenza bisogna anche trovare, ribadisco, insisto su questo, gli spazi per farlo, e la mia domanda continua a restare questa, se gli spazi, al di là di quello che può essere preso in un contesto come questo, poi davvero ci sono per farlo laddove quei corpi intermedi ampiamente svalutati ormai dai partiti e il sindacato dovrebbero farsi poi carico di farlo, Francesca? Dunque stavo pensando, qualche giorno fa ero a Prato, che comunque in generale la Toscana è diventata un laboratorio politico con tante esperienze diverse, però da GKN, mondo convenienza, insomma ci sono un sacco di vertenze aperte. Il tempo è privilegio, ma il tempo è anche sciopero, quindi il tempo si prende anche quando si decide di scioperare, il tempo è quello spazio che ci si prende per dire adesso fermiamo la produzione e discutiamo della nostra situazione. I diritti sono sempre nati dal blocco della produzione, in tutta la storia umana. E quindi il fatto che appunto io ho lavorato sulle dimissioni, che è una forma di sottrazione ovviamente all'aspetto produttivo, però nonostante la campagna antisindacale, nonostante la criminalizzazione dei sindacati di base, nonostante anche i fallimenti, se vogliamo, dei sindacati in Italia, nonostante questo non è un paese pacificato, nonostante questo ci sono ancora tentativi di fermare dei pezzi di processo produttivo, anche quello è un modo per recuperare il tempo. No, anche qui mi fa piacere sentirtelo dire, perché mi raggancio esattamente a un contesto che ha un elemento che veniva fuori nel dibattito di ieri sera, e ieri sera si ragionava su quanto ormai anche la logica performativa abbia permeato persino le mobilitazioni sindacali, arrivare al punto che non facciamo una mobilitazione perché tanto non arriviamo al risultato, non partecipiamo perché tanto non si ottiene nulla. Lo sciopero è esattamente anche questo, lo sciopero è prendersi il tempo perché prima o poi a qualche risultato poi lo si possa arrivare, e forse bisognerebbe anche questo aspetto iniziare a focalizzarlo molto bene, cioè, perché altrimenti facciamo nostra esattamente quella logica che bisogna arrivare al risultato, e se non si arriva al risultato un fallimento, e se ci pensiamo esattamente all'altro lato della stessa medaglia, per favore non applichiamolo almeno noi diciamo a sinistra così vagamente, perché altrimenti davvero non ne usciamo veramente più. Virginia, ti toccano a te le conclusioni, Così, no, anche qui parto da questi due concetti. L'hai ritrovato questo fil rouge, questo filo conduttore nei discorsi di quest'oggi, l'hai visto? Sì, da un lato diceva Rosa la svalutazione della conoscenza, sicuramente l'idea che sia un accumulo di traguardi, di crediti formativi fin dalla prima elementare, che di V e di percorsi che si concludono per chi è bravo in anticipo, per chi è normale insomma in tempo, e per chi è in ritardo pazienza se non ce la fa. È come se la nostra priorità non fosse più non lasciare indietro nessuno, ce ne siamo proprio dimenticati. E bisognerebbe forse chiedersi da quando l'essere uguali non è più un valore, da quando abbiamo deciso di fregarci un po' di questa cosa e di pensare a tutto, anche alla scuola, anche alla formazione, come il trampolino di lancio per i migliori, questi migliori che ci salveranno dalla fantomatica caduta, quando nella caduta ci siamo dentro tutti quanti insieme e non c'è nessun migliore a cui affidarsi, insomma. È questo un po' che io vedo come filo. Movimento Notav diceva si parte, si ritorna insieme, che io continuo a pensare che sia un concetto fortissimo, è un concetto
chiave su cui ragionare. Non so se siamo arrivate ad una conclusione, onestamente all'inizio furbescamente non ve l'ho promessa, non vi ho promesso delle risposte, ma l'obiettivo era un po' quello di prenderci esattamente del tempo e uscire da qui con un pezzettino di bagaglio in più su cui riflettere, su cui ragionare, per avere poi la forza, quel tempo di riconquistarlo e di prendercelo, per provare a cambiarlo un po' questo stato di cose che vi abbiamo raccontato oggi. Per chi vuole ne continuiamo a parlare anche informalmente qua nel parco, e poi tra poco iniziamo a spostarci alla Pedana degli Orti, perché come vi dicevo prima, probabilmente la discussione del libro di Francesca Cugni sulle grandi dimissioni è un proseguimento ideale del dibattito che abbiamo fatto adesso, per cui vi invito ancora ad ascoltarlo, a parteciparlo. Grazie davvero alle nostre ospiti per averci dato questo tempo e averci messo questi elementi. Grazie davvero.